decine e decine di delegati di altrettante associazioni attive nella città di Napoli ed in Campania. Davvero tante le energie positive che hanno risposto presente all'appello di Patrizia Stasi, presidente della Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, partecipando al primo incontro organizzativo in vista della grande manifestazione in programma a Bagnoli il 5 e il 6 maggio prossimi. Una due giorni durante la quale il Parco della Conoscenza e del Tempo Libero, ex Basenato di Bagnoli, si aprirà al territorio per la festa di primavera. Parte dunque con i migliori auspici questo nuovo step che si preannuncia significativo e importante per la Fondazione Banco di Napoli, per la città di Napoli e non solo. Beh, speriamo che sia una primavera per tutti, perché primavera è rinascita, quindi primavera non soltanto rispetto a Bagnoli, ma rispetto alla città, alla voglia di protagonismo delle associazioni e alla nostra capacità di investire in risorse umane. E sarà un rivivere, un ripensare gli spazi in funzione della città e la città che contribuisce a rimmaginare e a riprogettare gli spazi. In realtà questo è il segnale che la Fondazione in questi anni ha saputo comunque seminare, perché questo è il risultato di tutto quello che la Fondazione è riuscita a creare in questa sua lunga vita, che è vero che probabilmente è stata vissuta soltanto come erogatrice di risorse, ma le risposte dicono che ha saputo anche piantare dei semi che stanno fiorendo. Il 5 e 6 maggio faremo festa. Faremo festa con attività di animazione ludico, sportive per i bimbi non solo della città di Napoli ma per tutti quelli che vorranno partecipare. Festeggeremo la giornata della famiglia, delle famiglie arcobaleno. Il 6 saremo insieme quindi nei giochi e la sera saremo insieme nella riflessione, perché abbiamo in previsione una tavola rotonda di discussione con i nostri promotori, assessorato politiche sociali, quindi l'assessore Fortini della Regione Campania, il Comune di Napoli, Sua Eminenza il Cardinale Sepe e le associazioni del territorio, a discutere sulle primavere che verranno. È il Parco della Conoscenza e del Tempo Libero che si apre al territorio. L'ex Basenato può essere la terminologia che ha accompagnato quello spazio dalla guerra alla pace. Oggi c'è la pace, nasce la primavera, quindi quello è il Parco della Conoscenza e del Tempo Libero per l'infanzia e i giovani della Regione Campania.